Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è addizionale comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2022, provvedimenti. Relaziona l'assessore Franca Sapone. È chiarissimo, grazie Enzo, la parola al nostro assessore. Proposta di delibera di consiglio numero 13, avente ad oggetto addizionale comunale per l'esercizio 2022. Richiamando l'articolo 52,1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare il regolamento delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla fattispecie imponibile, ai soggetti passivi e alle liquide massime dell'imposta. Visto il decreto legislativo numero 360 del 28 settembre 1998, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposto sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di un'aliquota di compartecipazione stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno, uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni, ai sensi della legge 15 marzo 97, numero 59, a cui corrisponde un'uguale definizione dell'aliquota IRPEF di competenza dello Stato, articolo 1,2. Un'aliquota variabile stabilita dal comune nella misura massima dello 0,8 punti percentuali, articolo 1,3. Visto in particolare l'articolo 1,3 bis del decreto legislativo del 8 settembre numero 260 del 98, così come modificati dall'articolo 1,142 della legge 27 dicembre 2006, dal numero 296, i quali testualmente prevedono che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 97, numero 446, successive modificazioni, possono disporre le variazioni della lingua di compartecipazione delle addizionali comunali, di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 130 del 5 giugno 2002, l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito informatico. La variazione della liquida di compartecipazione della funzionale comunale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dal comune anche in mancanza dei decreti di cui ha il comune al comma 2. 3 bis, con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di requisiti specifici e individuali. Visto inoltre l'articolo 1,11 del decreto legislativo 13 agosto 2011, numero 138, il quale testualmente recita: per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni dei redditi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 e numero 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti individuali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo. Richiamata la propria precedente deliberazione numero 5 del 14 febbraio 2007 con la quale
quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale, il quale per effetto dall'1/1/2007 è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8, tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale in effetto sulla base del regolamento di cui sopra ammonta ad euro 340.000, determinato secondo quanto previsto dai principi contabili 4.2 introdotti con decreto legislativo 118/2011. Visto l'articolo 1,169 della legge 296/2000 finanziaria 2007, che fissa il termine per deliberare le aliquote delle tariffe e dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto l'articolo 151 del decreto legislativo numero 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, visto inoltre l'articolo unico del decreto ministeriale del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 309 del 10 dicembre 2021, il quale dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali differito al 31 marzo 2022, quest'anno ulteriormente differito al 31 maggio. Ma scusami, tu stai leggendo la stessa seconda pagina? No, la terza pagina. Visti oltre l'articolo 1, metà pagina. Io non lo so perché io ho. Questa proposta di delibera. Se avete cambiato la proposta di delibera. No, no, voglio dire. Nulla questo, come dice il mio amico. No, no, se voi avete cambiato, non lo so. Voglio dire. Io penso proprio che avete cambiato, perché secondo me. Penso proprio di sì. No, mi raccomando, seguite perché già è abbastanza lunga la cosa. Visto inoltre l'articolo unico del decreto ministeriale del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 309 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, aggiungo io che quest'anno prorogato. L'articolo 3,5 del decreto legislativo 30 dicembre 2021, numero 228, convertito con modificazione dalla legge 25 febbraio 2022, numero 15, quale dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto dall'articolo 151,1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 309, del 30 dicembre 2021, e prorogato, appunto come dicevo prima, al 31 maggio 2022. Visto il vigente disposto dell'articolo 13,15 del decreto legge 2201 del 2011, convertito con modificazioni della legge 214/2011, a mente del quale ricorre dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,3
del decreto legislativo del 8 settembre del 1900, del 8 settembre 98, numero 260, richiamata la delibera di Consiglio Comunale numero 23 in data 28 giugno 2021, qua ci sta quello che va già stato evidenziato, con la quale è stata confermata nell'anno 2021 la liquida dell'addizionale comunale al MIP nella misura dello 0,8, anche qua va corretto. Sì, poi ci prende quello che si usa, io pure mi sono accorto del 0,8 per lì. Non è 0,8%, per mille. 0,8%, 8 per mille. Sì, io ho fatto 8%, è già risultato normale. Lo stesso. Diremo che appunto se facciamo con lo 0,8 avanti. 8 per mille, 8%. La sostanza è quella. Com'è? La sostanza è quella. Sì, sì. Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo un'aliquota unica nella misura pari allo 0,8 per mille, ritenuto di provvedere in merito, quantificato rispettivamente in euro 340.000, il gettito dell'addizionale regionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il portale del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dai principi contabili, allegato 4.2, introdotti con il decreto legislativo 118 del 2011. Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, visto lo statuto comunale, visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, si propone di deliberare, di confermare per le motivazioni sovrasposte in premessa per l'anno 2022 per la parte di competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale imposta sul reddito delle persone fisiche e ragioni di 0,8 punti percentuale, a fine di far fronte alle esigenze di bilancio per l'attuazione degli interventi programmati. Quantificare presumibilmente in euro 340.000 il gettito derivante dall'addizionale IRPEF, derivante sulla base delle stime effettuate presso il portale del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dai principi contabili allegato 4.2 introdotti con il decreto legislativo 118-2011, di inviare la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 in numero 360 e successive modificazioni. Grazie per la relazione della nostra assessore al bilancio. Chi vuole prendere la parola? Il consigliere Gerardo, prego Enzo. Una domanda a volo. Nella lettura praticamente vorrei capire, così lo facciamo capire anche ai nostri concittadini, se c'è esenzione, diciamo, un reddito di 10.000 pagano 0,8 o fino a 15.000 c'è esenzione? Non ci sono esenzioni, perfetto. Partiamo da un presupposto che è una tassa istituita dal governo nel 2007, approvammo in consiglio comunale il regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, voi non lo tenete, io ce l'ho. Nel regolamento non parlava assolutamente di, come voi poi avete scritto, diciamo, nella proposta,
aliquota unica con un minimo pari allo 0,8 per mille. Il regolamento, posso leggerlo perché sono giusto tre articoli, non è corposo. Veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, l'addizionale comunale all'IRPEF è istituita così come è previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 360 che ricordava, determinazione dell'aliquota, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente lo 0,8 punti percentuale. L'aliquota dell'addizionale comunale stabilita dal comune di Altavilla Silentina per l'anno 2007 nella misura di 0,7 punti percentuali. L'aliquota è determinata annualmente dal comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal comune nel precedente esercizio. Nella revisione dell'IRPEF in generale, il governo Draghi ha fatto una rimodulazione abbassando la pressione fiscale per quanto riguarda l'IRPEF, come diceva l'assessore, sempre entro il 31 marzo, ma è riferito al 31 maggio per la legge di bilancio, io reputo che sarebbe stata più equa una esenzione. Dopo facciamo una mozione su questo aspetto e vi dico la mozione, un'esenzione fino a 10.000 euro di reddito e poi avrei scaglionato le aliquote allo 0,5, 0,6 e 0,7% rispetto a quello che è, diciamo, il reddito personale di ogni concittadino. In questo modo andremmo a soccorrere in questa fase particolare, anche fase deficitaria più che altro, dove come dicevamo l'altra volta non si arriva più al 27, non si arriva nemmeno più al 10, al 15 di ogni mese, ed è una pressione comunque fiscale che un cittadino comunque paga nei confronti dei servizi che poi l'ente dovrebbe garantire. Proprio in questo regolamento intervenne l'allora consigliere di opposizione Cembalo, e vi leggo anche quello che disse. Si parlava, forse nel 2007 ci fu una campagna elettorale, noi in campagna elettorale avevamo già proposto delle soluzioni per cercare di contenere le spese. Se questo è vero e ritorniamo al 2007, oggi la nostra proposta potrebbe essere, presa in considerazione da parte vostra. Non immaginavo di dover licenziare o non dover rinnovare i contratti, però pensavamo di ridurre l'indennità di carica degli amministratori. Cioè, ci ritroviamo dopo 13 anni, 14, 15 anni, si è ribaltato dove l'allora capogruppo, diceva di ridurre l'indennità di carica. Oggi, e non abbiamo ancora fatto un manifesto per questo, vi siete aumentati l'indennità di carica. Voglio dire, dovremmo trovare delle soluzioni per far risparmiare i soldi ai nostri concittadini. Se un assessore, un consigliere, il sindaco mettono in campo e ci sta la possibilità di farlo, di far risparmiare i soldi ai nostri concittadini, sono soldi che cacciano dalla tasca, completo il discorso, pensavamo di ridurre e di eliminare i capi area, voglio dire, abbiamo nominato un nuovo capo area, non mi ricordo, cioè il contrario di tutto quello che si diceva, però voglio dire, è cosa positiva perché significa che uno si può anche ravvedere e quelle cose che forse pensava 12 anni fa, 13 anni, 14 anni fa, oggi non le pensa più, anche perché forse molto probabilmente riveste un ruolo differente. L'opposizione è facile farla, ma secondo me è più difficile fare gli amministratori alla fine.
Quindi noi siamo nettamente contrari a questo aumento, che non come eravamo contrari all'introduzione dell'addizionale IRPEF. IRPEF quando votammo nel bilancio del 2006, grazie, ok. E io voglio perdere per buono tutto ciò che l'allora consigliere di opposizione ci chiedeva a noi della maggioranza per quanto riguardava l'istituzione dell'addizionale IRPEF. Allora, considerate il fatto che questa, diciamo, è la nostra proposta, proprio per andare, diciamo, a favore anche di una riduzione della pressione fiscale nei confronti dei nostri concittadini, perché noi amministriamo, diciamo, le entrate dei cittadini di Altavilla Silentina. Noi non amministriamo soldi che vengono, noi amministriamo i soldi dei cittadini e dovremo amministrarli bene, con la riduzione delle spese. Poi dopo, voglio dire, dirò qualche cosa poi, se ce ne darete occasione, per quanto riguarda i consigli che vi abbiamo dato, i consigli che vi abbiamo dato durante lo scorso consiglio comunale per quanto riguarda la riduzione delle spese. Allora, la proposta che una mozione proponiamo, Emilio, proponiamo noi è quella di un'aliquota pari allo zero fino a 10.000 euro. Da 10.001 fino a 15.000 lo 0,5 percentuale, da 15.001 a 30.000, a 28.000 lo 0,6, da 30.000 a oltre lo 0,8 per mille. Perché dico questo? Perché noi andiamo ad incidere su coloro i quali, diciamo, hanno un tenore di vita maggiore rispetto a chi è che non ha un reddito alto. Io penso di aver terminato il mio intervento e spero che possiate prendere per buono ciò che diceva Cembalo nel 2007 e prendere per buono la nostra proposta, che va comunque a contenere, diciamo, la pressione fiscale dei nostri concittadini di Altavilla Silentina. Grazie. Grazie Enzo. La parola prima al sindaco. Allora, caro consigliere, come lei dice, noi ci ravvediamo, perché visto i vostri grossi successi che avete avuto dal 2007 al 2011, ci siamo adeguati. Quindi vuol dire che quella è la politica da fare, l'abbiamo fatta anche noi. Scusatemi, che cosa è successo? Vuoi replicare un attimo? Per la verità, non penso che sia una replica, ma penso che non sia nemmeno noi come una comunità. C'è un padre di famiglia che i cittadini hanno delegato l'attuale sindaco Francesco Cembalo a essere il padre di famiglia di questa collettività. Io penso che una risposta data in questo modo non sia dando una risposta che possa far piacere al popolo di Altavilla Silentina. Voglio dire, se lei mi dà una motivazione, perché voglio dire, alla fine lei deve dare una motivazione a una mia proposta. Se lei se ne esce con una frase tipo "ci siamo ravveduti, noi continuiamo così", voglio dire, voi cittadini, ma che roba è? Ma davvero che roba è? Date delle risposte, voglio dire, non dico sensate, ma almeno che il cittadino possa capire e comprendere che non c'è volontà di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei cittadini. Questo è chiaro, grazie. Grazie a te. E la parola alla nostra assessore. Allora, io però devo fare una precisazione: con tutto il rispetto a Enzo, stai dando delle informazioni sbagliate, che questa maggioranza non vuole abbassare la pressione fiscale. Sarò molto chiara, tu mi capirai al volo perché siamo tra virgolette tecnici, però c'è da dire una cosa: che l'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi già molto bassi
dove le detrazioni superano le imposte non sono proprio toccate dall'addizionale comunale, quindi l'addizionale comunale la pagano quelli che hanno dei redditi mano a mano più alti, quindi far passare il messaggio che noi facciamo, non vogliamo diminuire la pressione fiscale, mi consentimi, perché i redditi già molto bassi sono nella no tax area, quindi c'è nell'area non tassabile, quindi quando le detrazioni superano l'imposta non c'è reddito complessivo e quindi non si calcola l'addizionale comunale. Infatti se noi andiamo a vedere il gettito che proviene dall'addizionale comunale è bassissimo, perché sono proprio in poco, perché i contribuenti che altavillesi che pagano l'addizionale comunale sono veramente pochi e viene rispettato il principio della progressività dell'imposizione. Questo me lo devi consentire. Poi un'altra cosa che non accetto: tirare fuori cose di oggi. È vero che abbiamo questo, il sindaco Cema, questa è un'altra maggioranza, io nel 2017, non voglio essere dire che non era, 2007 non ero quasi nata, ma ero quasi, ero una teenager nel 2007, quindi cioè, voglio dire, stiamo parlando di altro, quindi ci tengo che passino i giusti messaggi, io sono aperta al confronto, infatti oggi sono tranquillissima, visto non ci siamo beccati neanche una volta e non è mia intenzione assolutissima farlo. Ho sempre detto l'altra volta, ci tengo affinché ci sia il compito dell'opposizione e quello cerchiamo di costruire, perché penso che il fine di ognuno di noi è quello che vuole il bene della nostra comunità. Però mi devi consentire, lo so che fai opposizione, però non vuoi dire che indifferentemente, cioè noi non vogliamo abbassare la prima, perché è un messaggio sbagliato quello, tecnicamente è un messaggio errato. Grazie per questa precisazione. La parola al consigliere Giardino, prego. Allora, ribadisco, io ho fatto prima una suddivisione di scaglioni, se è stato chiaro, ho parlato del 0,5 dai segretari, non mi ricordo, a 15 lo 0,5, pagano lo 0,8, da 15,1 a 28.000 o 0,6 e pagano lo 0,8 da... Ma anche lo scaglione da 28 a 30, perché sei saltato a 30. Ok, vabbè, però era 28,1 più oltre, diciamo, io vorrei capire per quale motivo noi non riduciamo la pressione fiscale dei concittadini. Cioè, fatemelo capire, perché se no io non ci arrivo, voglio dire. Se ti ho detto 0,5 attualmente... Qui reddito 15.000, parlo di reddito 15.000, pagano lo 0,8, da 15 a quant'era lo 0,6, fammi capire tu perché non la stai abbassando, io te la sto facendo abbassare. Ma... Oltretutto hai detto che è misera la pressione fiscale, ma io penso che non è misera, perché il gettito, come tu prima poc'anzi hai detto, è di 340.000 euro. Non è di 40.000 euro, è di 340.000 euro. Molto probabilmente ci sarà qualcuno che la paga, sì, dipendenti comunali, dipendenti qua, cioè voglio dire, ma questo è, però voglio dire, non è che voglio lanciare un messaggio. Il messaggio che ho lanciato e ho aperto a voi della maggioranza, che penso che quello dovrebbe fare anche l'opposizione, accompagnare la maggioranza in alcune scelte, che potrebbero essere anche delle scelte, diciamo, che vedono una riduzione della spesa poi successivamente, però voglio dire, in questo momento stiamo dando un consiglio, un suggerimento, un qualche cosa ai nostri concittadini. Esatto. È quello, è dare la mano al proprio figlio. Mi permetto però di aggiungere, utilizzare l'arma della pressione fiscale e politica spicciola la tua, caro Enzo, te lo devo dire, no. Perché cioè, è proprio politica spicciola. Franca, ti prego, dopo parlerai, fai concludere. Ma io non è che voglio dire, ma per quale motivo è politica spicciola? Stiamo dando al concittadino una riduzione della pressione fiscale e politica spicciola. Non vi ho attaccato perché vi hai aiutato o stipendio, quello non va bene, ma fatemi capire qual è il nostro ruolo. Il nostro ruolo è quello di, come ho detto prima, di suggerirvi, ma poi voi siete liberi di votarlo o non votarlo, voglio dire, non è che io ho fatto una, noi abbiamo fatto una proposta, una mozione, dove voi vi dovrete esprimere. Io vi ho detto, guardate,
già l'attuale sindaco a lei aveva fatto la stessa proposta, non comprendo il fatto perché oggi diciamo non si possa fare. Considerate il fatto che oggi il governo ti dà la possibilità, perché negli anni precedenti erano bloccate le tariffe, questa è la differenza. Oggi ci troviamo per la prima volta a poter fare un'operazione che va nei confronti dei nostri concittadini. Non penso di essere uno sciacallo, penso assolutamente no, anzi, mi dispiace che tu abbia questo concetto, te lo dico con estrema sincerità, mi dispiace perché una proposta che l'avreste dovuto accogliere a pieni voti, voglio dire, vi rizzelate, è strano, voglio dire, io concludo così. Grazie, vi prego un momento, hai completato, grazie. Chi vuol prendere la parola deve replicare. No. Il momento, il consigliere Giuliano, prego. Allora, appunto, allora, quando si tratta di tasse, sì, bisogna cercare di comprendere sia voi che amministrate, ma in special modo chi vive un momento diciamo difficile, anche perché dopo la pandemia adesso c'è sta maledetta guerra che sta portando un po' molte difficoltà nelle famiglie. Io non ero presente nel 2007, nel 2000, eccetera, sono presente adesso, però il discorso fondante di un amministratore è quello di favorire il cittadino, è quello di andare incontro al cittadino. L'unica cosa importante per il cittadino adesso in questo momento, Presidente, è il fine mese. Il fine mese significa bollette, significa approvvigionarsi di acqua, di beni importanti. Quindi se da parte vostra o da parte nostra, visto che abbiamo dato l'impulso, l'input a ragionare sulle tasse, c'è uno spiraglio per far sì che il nostro cittadino beneficia di qualcosa, io sprono voi insieme a noi di andare su questo campo, perché noi, allora lasciamo stare, noi stiamo, io per esempio posso dire che non dovrei avere problemi, ma qua nessuno ha un problema, però mettiamoci nei panni di chi ha questo problema. Noi siamo responsabili, ma siamo i rappresentanti di quelle persone. Quindi da questo punto di vista dobbiamo avere molto molto coscienza. Se avete l'opportunità di ragionare su questo, riflettete. Noi, da parte nostra c'è una collaborazione massima. Grazie. Grazie al consigliere Giuliano. La parola al consigliere Sergio Di Masi. Prego Sergio. Sì, buonasera a tutti. Allora sì, tutti quanti noi vorremmo stare... vivere in uno stato dove non si pagano tasse, però sappiamo pure che con le tasse si pagano i servizi. Allora dobbiamo decidere se dare ai cittadini i servizi oppure se togliere ai cittadini le tasse. Ragionare soltanto così, dicendo sarebbe auspicabile far pagare meno tasse, populismo puro, lo sappiamo bene. Quindi se c'è un'alternativa a non pagare le tasse, consentendo al servizio, cioè di mantenere i servizi primari per i cittadini, va benissimo assolutamente, ma banalmente dire abbassiamo le tasse e non dare poi l'alternativa per mantenere i servizi primari è soltanto populismo, scusatemi. Chi di noi vorrebbe pagare meno tasse? Cioè tutti quanti. Quindi stiamo parlando di aria fitta, ragazzi. Abbiamo completato gli interventi. Lucia, la consigliera Bacco, prego Lucia. Un'alternativa ci sarebbe, Sergio, ridurre l'indennità. Comunque sono parecchi a fine mese. 147.000 euro. Un piccolo passo, anche perché altri servizi non è che in Altavilla li abbiamo, penso, non lo so. Prego, sentiamo. Sergio, io comprendo, però proprio quella cultura che ci dovrebbe accomunare, dove
c'è una ripartizione di aliquote rispetto a quanto uno guadagna. Tu, Sergio, non puoi paragonare. Faccio l'esempio, posso Emilio fare un tuo esempio? Un esempio di un medico di base che potrebbe anche guadagnarti 100.000 euro, ok? Io comprendo e capisco che l'aliquota deve essere alta, però Sergio, noi parliamo, lo scaglione è fino a 15.000 euro, lo 0,5. Tu hai dato un segnale a colui il quale non guadagna, perché deve pagare la stessa aliquota che paga, no, però mi devi lasciare parlare, Presidente, ti prego, Carlo, facciamo completare. No, no, vi prego, un momento, facciamo completare il ragionamento al consigliere Giacomo. Perché Sergio, guarda, dai 15.001 ai 28.000, quello che vorremmo proporre, ma insieme a voi, è lo 0,6. Perché chi guadagna 28.000 deve avere la stessa aliquota di chi guadagna 100.000? E questa è una ripartizione equa, lo dice pure la Costituzione, voglio dire. Per quale motivo il governo centrale ha fatto la ripartizione e ha ridotto anche, diciamo, gli scaglioni, ha ridotto uno scaglione? Ci sarà una motivazione, si saranno resi conto che effettivamente i cittadini non hanno soldi e chi è che li tiene deve contribuire maggiormente per il benessere di tutti. Questo è, ma assolutamente non faccio demagogia o quant'altro, lo dico perché sono uno che le cose le sente. Fino a ieri non c'era la possibilità, oggi avete la possibilità di poterlo fare. Se lo fate, voglio dire, il merito lo vogliamo dare a voi. Noi non unimo merito, ve lo diamo a voi, però l'importante è che diamo la mano ai nostri, stendiamo questa mano ai nostri concittadini. Grazie. Grazie a te, Enzo. E vi prego, se qualcun altro vuole prendere la parola. Bene. L'argomento è sicuramente interessante e stimolante. Ritengo che talune informazioni, però, prima di essere date in pasto, così senza un approfondimento tecnico, alla maggior parte di noi, non sia molto corretto. Allora, noi abbiamo stabilito prima che faremo un consiglio comunale sulla questione depuratori. Vorrei, Enzo, per favore, che ci incontrassimo come commissione altro, anche per stabilire con carte alla mano, gli esperti naturalmente, voi siete, tu Franca, siete molto esperti, se volete chiamiamo anche un terzo esterno, sviluppiamo e svisceriamo questa questione e la porteremo in un prossimo consiglio con tutti i riferimenti di carattere normativo. No, ma non sto dicendo in un'informativa corretta, non per quanto riguarda le tariffe. Però mi permetto di dire, io non sono un tecnico, però ho letto qualcosina quando si è parlato di riduzione delle aliquote, eccetera, e sembrerebbe, almeno da studi fatti da esponenti di rilievo su questo argomento, che chi ne beneficerà di più di questa manovra del governo sono proprio i redditi alti, perché i redditi più bassi già non pagano nulla. I redditi medi subiranno talvolta un piccolo aumento e i redditi alti invece avranno un'agevolazione maggiore. Quindi, mo fermiamoci un attimo qua, sviluppiamolo in un'altra occasione e se nessun altro vuol pigliare la parola, passerei di Sergio la parola al consigliere. No, è chiaro che per me sarebbe auspicabile che si abbassassero le tasse, però mettiamo la bilancia, la classica bilancia. Abbassi le tasse e riduci i servizi, è così. Quindi va trovato un equilibrio, per l'amor di Dio, non è che sono per le tasse, io sono per i servizi. E poi chi ha un reddito e guadagna deve pagare pure, giusto? Ragionateci, velocemente le altre. Grazie. Prego, una precisazione dalla nostra assessora, prego. E questo non vuole essere, però se ci andiamo a documentare, il 99% dei comuni della provincia di Salerno, ahimè, purtroppo l'intenzione si potrebbe poter abbassare le tasse. Il 99% dei comuni della provincia di Salerno ce l'ha allo 0,25.
Abbiamo, senza fare speculazioni. Abbiamo concluso? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Ci la sono mozione altri... bisogna fare. Prego. Non bisogna dare la mozione. Speciamo, la mozione c'è, bisogna fare. Se una mozione come indirizzo politico è un conto, una mozione tecnica che deve essere corredata da, dall'iter, dal parere, da quant'altro. Parere di cosa, segretario? Questo è molto importante. Parere tecnico. Segretario, parere di cosa? Parere tecnico. Ma lei ha approvato il bilancio di previsione? La domanda è semplice. Enzo, ma lei proposta. Io le faccio una domanda. Il Comune ha approvato già un bilancio di previsione. Che c'entra? Che io sappia. Non aver approvato il bilancio di previsione cosa si deve rispettare le norme. Qual è la norma? L'articolo 49 del cosa testo che le proposte di delibera o eventuali modifiche vanno corredate dai pareri dei responsabili. Dei pareri? Dei responsabili. Essendo che teniamo il responsabile qua, così, voglio dire, ci sta la formulazione. Io penso che la si possa fare, segretario. Allora bisogna che formuli la mozione e cioè certo. Acquisiamo il parere. E certo. Ma così. Perché, Presidente, voglio, giusto per capirci, no? Sento che ti spiego una cosa semplice, molto probabilmente. Grazie, prima di. Esatto, vorrei parlare un momento col segretario. Vi chiedo. Vogliamo sospendere per 2 minuti? No. Vi chiedo un momento di pazienza. Senza sospetti. Se il responsabile del settore ritiene che ci siano degli elementi per poterlo fare seduta stante e non per un approfondimento, lo può anche fare. Una richiesta per iscritto. Un approfondimento, c'è una richiesta per iscritto. Un momento Tonino, perché non ti sentiamo, non ti sentiamo. E se ti vuoi avvicinare, Tonino, il responsabile del settore finanza. Prego, Tonino Maruttolo, prego. Buonasera a tutti innanzitutto. Volevo dire, su, così non la possiamo fare, c'è una richiesta per iscritto, approfondiamo, vediamo quanto sarà il migliore gettito e poi la parte politica deciderà se recuperare quelle migliori risorse con altri tagli o con altri fonti. Questo è il problema. Così, su due piedi non ti posso dire sì o no, bisogna fare la richiesta per iscritto. In sede di approvazione del bilancio, quando sarà valutata la cosa, sì, anzitutto mi ha valutato quanto sarà il migliore gettito che andremo a perdere con queste nuove libere. E poi, poi loro, la parte politica, deciderà se sono d'accordo oppure no. Io non ti posso dire sì, facciamo. Che ti devo dire? Questa è la cosa. Sì. Posso? Grazie al dirigente, prego. Lasciamo lo lasciamo ancora. In sostanza, il responsabile del settore ha anticipato ciò che io avevo detto, perché il minor gettito, che potrebbe essere quantificato 10, 20, 30, 40, 50 mila, essendo che oggi voi ancora non avete approvato il bilancio di previsione, potete prevedere all'interno del bilancio stesso una riduzione di alcune spese, voglio dire, quella è facoltà vostra poi la riduzione di alcune spese, cioè voglio dire, la proposta noi comunque la vogliamo mettere, il responsabile pensa che potrebbe dare un parere rispetto a cosa, se c'è una volontà del Consiglio Comunale che approva, diciamo, questa nostra questo nostro emendamento. Facciamo completare. Questo è, noi facciamo la proposta, voi ritenete di non votare oppure ci date una risposta che ci può soddisfare o meno, però noi vogliamo portare questa proposta, considerando il fatto che è presente anche il responsabile, che il responsabile pensa che su una proposta politica lui deve solo adeguarsi successivamente, penso. Allora hai completato, Enzo? Grazie. Prego. Il capogruppo Giovanni Presidente. Allora, capogruppo di minoranza, io credo
che le cose, se le facciamo in un certo modo, con calma, le facciamo bene. Se vogliamo andare subito al dunque, ci sfuggirà qualcosa. Quindi, se il dirigente del settore finanza ha detto che vogliamo un documento scritto dove si va a spulciare quello che tu proponi, poi lo si porta in consiglio, o prima in commissione e poi in consiglio e poi si vota. Io credo che andare troppo di corsa non ci fa bene, non ci porta bene. E poi per quanto riguarda le tasse, no, ti volevo soltanto una piccola... Io credo che se tutti quanti pagassimo le tasse, sicuramente pagheremmo tutti meno. Non è uno slogan politico, è qualcosa di certo. È qualcosa di certo. Avete la presa? Ah, un momento. Usciamo da questa impasse. Andiamo. Hai completato. Allora un momento su. Vogliamo riorganizzare un attimo le cose. Mi permetto di suggerire di comprendere meglio le informazioni normative e regolamentari su questo aspetto e qui vi devo chiedere 2 minuti per favore di sospensione. Ah, molto gentile. Allora, stavo per avventurarmi in una interpretazione e spiegazione del regolamento, ma abbiamo il nostro esperto, il segretario, e mi supporterà in questo. Grazie segretario. Ribadisco quello che ho detto precedentemente, ovvero che tecnicamente non si tratta di una mozione, che è cosa diversa. È cosa diversa sia nell'ambito degli istituti da dottrina, sia per quanto riguarda il regolamento che noi abbiamo. In questo caso è un emendamento o un potere di iniziativa che può esplicarsi attraverso un emendamento da parte del gruppo di minoranza o da qualsiasi singolo consigliere. E l'emendamento deve essere presentato secondo determinati modi e termini al Presidente del Consiglio, forma scritta prima dell'inizio della seduta. Può essere presentato anche in corso di seduta, qualora, e questo è il caso, vi sia presente, però deve essere in forma scritta e deve poter far esprimere in maniera concludente il responsabile per il parere di competenza, sia tecnico che contabile. Segretario, grazie. Enzo, sei soddisfatto? No. Non sei soddisfatto. Certo. Facciamo l'ipotesi al contrario. Che la maggioranza, che la maggioranza avesse proposto anziché lo 08, lo 07, lo 05, lo 04. In questo caso c'è bisogno dell'emendamento? Non penso che c'era bisogno dell'emendamento. Ma rispetto alla proposta depositata agli atti, se tu la vuoi modificare, c'è bisogno di un emendamento sia da parte del Consiglio di minoranza o da parte del Consiglio di maggioranza. Che io posso comprendere che se fossero ancora in essere le norme che bloccavano no, la riduzione dell'IRPEF, potevo stare, diciamo, considerato il fatto che... Ma perché mi devi fare entrare a un ragionamento sul quale non volevo proprio toccare? Quelle erano solo in aumento. Lei non ci può entrare. Non ci voglio entrare. Sì. Abbiamo chiesto la cortesia al segretario di un'interpretazione di noi. Un momento. Tu non puoi dire al segretario se non c'è tra. È stato chiesto dalla Presidenza del Consiglio un supporto tecnico. Quindi il segretario ci sta usando la cortesia di fornirci tutti quanti gli elementi. Naturalmente le sue espressioni di carattere tecnico non sono assolutamente assimilabili a espressioni o indicazioni o suggerimenti di carattere politico. Questo è chiaro. Su questo non abbiamo. Allora noi comunque
Io propongo, diciamo, l'iniziativa, come lei la vuole chiamare, considerato il fatto che è presente il responsabile, considerato il fatto che prima che si esprimesse, che si deve esprimere, diciamo, il responsabile, vorrei da parte, ma già abbiamo capito, diciamo, il sentore, da parte della politica, se o meno accettare questo nostro, diciamo, questa nostra iniziativa, emendamenti e quant'altro. Grazie. Bene, abbiamo avuto i chiarimenti tecnici che credo siano stati illuminanti per tutti. Abbiamo avuto una richiesta molto precisa da parte del consigliere Giardullo, che devo ritenere in effetti, penso, però non come parte ma come presidente del consiglio, formulata come è stata formulata adesso da te, è irricevibile sia dal punto di vista regolamentare sia dal punto di vista proprio procedimentale. Io vorrei completare questa discussione. La parte politica di esprimersi, e non tocca al presidente del consiglio, perché ti ho detto dare la parola al consiglio. Allora, un momento, ti prego, non confondere. Ti ho detto precisamente, come presidente del consiglio, leggendo la regolamento, il regolamento, non devi far travisare le parole o cercare di trasmettere un messaggio diverso. Da quanto è scritto sul regolamento, da quanto ti ha ricordato anche il segretario, sembrerebbe, o meglio, è irricevibile questa tua proposta. Adesso si esprimerà la parte politica. Qualcuno vuol pigliare la parola? Tra i consiglieri comunali presenti? Passiamo quindi semplicemente alla votazione, bypassiamo questa che è stata la proposta, la richiesta, il suggerimento. Prego Enzo. Prego consigliere Giardino. Cioè, in sostanza la politica non si esprime, si diceva in derogato il morto non risponde. Allora segretario, io la propongo, considerato il fatto che non, se no la scrivo, chiedo 5 minuti e la scrivo, tanto è una proposta molto semplice, è una ripartizione di aliquote a scaglioni, non è che stiamo chissà che cosa immaginando. Poi il responsabile viene a dire, non penso che possa dire è irricevibile per un semplice motivo, perché il gettito fiscale, e stiamo parlando intorno ai 30-40 mila euro, non è che stiamo parlando di cifre abnormi. Però voglio dire, il risultato da parte di voi che state dall'altra parte è chiaro: no alla riduzione della pressione fiscale. Allora, la parola all'assessore al bilancio, prego. Allora stiamo a sentire Enzo, cioè, mo penso che stiamo un po' esagerando. Tu sai, una decisione del genere, siamo in procinto di approvare anche un bilancio di previsione, non è che la prendiamo dall'oggi a domani e stiamo dando dei numeri a casaccio. Tu hai detto 30-40 mila, 30-40 mila, sulla base di quali dati? Dai dati certi di quanto andrebbe a influire, come si va a rimodulare? Dovremmo avere dei dati certi, siamo nella fase di approvazione del bilancio di previsione e vedere appunto come possiamo eventualmente, nell'ipotesi in cui non abbiamo detto che la escludiamo a priori questa cosa, assolutamente, quindi non passa assolutamente il messaggio che noi non siamo sensibili a questa cosa. Consigliere Giappone. Voglio chiudere perché voglio dire, da parte dell'assessore è diciamo un sì alla proposta, considerato il fatto che considerato il fatto che il consiglio comunale va oltre anche il parere negativo del revisore dei conti, segretario, voglio dire, se tutti siamo d'accordo facciamola tutti insieme e riduciamo l'IRPEF a scaglioni, punto.
niente più niente meno. Qualche consigliere ha qualcosa da aggiungere? Ai sensi del regolamento, quello che hai proposto è irricevibile. Vorremmo passare alla votazione del punto che abbiamo posto all'ordine del giorno. Ai sensi del regolamento è irricevibile, perché non ci sono i tempi. Non ci sono i tempi. Ma tu spiegate, non è che non è irricevibile assolutamente. Articolo 31, diritto d'iniziativa. Vabbè. Diritto d'iniziativa. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti in conformità alle disposizioni contenute nel successivo titolo 4. Poi ci sta, dice, i consiglieri inoltre hanno ancora anche il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e quant'altro. Presentazione degli emendamenti. Gli emendamenti possono essere soppressivi, sostitutivi e aggiuntivi, aggiuntivi e sostitutivi. Quindi quello che fai tu in questo momento è un emendamento sostitutivo. Non lo definisce emendamento. Loro fanno una proposta all'otto per l'otto. Allora, la proposta è la proposta di delibera. La modifica alla proposta di delibera è un emendamento, perché modifica in maniera, cioè sta anche scritto, o in maniera soppressiva, o aggiuntiva, o sostitutiva. Se siamo tutti presenti. E possono essere proposti. Se siamo tutti presenti, si può trattare anche un argomento che non è scritto. Una sola risposta. Se siamo tutti presenti e vogliamo approvare questo scaglione, possiamo fare, Allora, al di là del fatto che potete approvarlo anche contro il parere, al di là di questo, se tutti presenti, il Consiglio all'unanimità deve essere d'accordo nell'accettare questo tipo di, come un argomento nuovo, che se il Consiglio viene proposto un argomento che non è scritto all'ordine del giorno, se sono presenti tutti i consiglieri, possono decidere di trattarlo anche se non è scritto all'ordine del giorno, solo nel caso in cui siano presenti tutti i consiglieri. E siamo presenti tutti. Però, per concludere, l'emendamento, per giustificare quello che anche stavamo dicendo prima, si effettua di norma almeno un'ora prima della seduta. No, secondario, è stato molto chiaro. È stato detto che se tutti siamo d'accordo, noi potremmo per la valore. Sì, ma siamo Presidente, non cambia 5 anni. Allora, abbiamo avuto nuovamente i chiarimenti. Mo, ditemi voi, se tutti siamo presenti, siamo tutti presenti, se tutti siamo d'accordo, su che cosa? Perché per me, parlo per me, consigliere comunale, non presidente del Consiglio, non si può assumere un emendamento così sostanziale e importante senza avere un documento tecnico e soprattutto una richiesta scritta e soprattutto una valutazione da parte dell'ufficio tecnico, in questo caso del settore finanza. Enzo, tu sei un profondo conoscitore di questa, in maniera specifica di tante cose, ma in maniera specifica di questa materia, e sai bene che non si può assumere a cuor leggero una modifica del genere. Noi andremo avanti, parlo come consigliere, sia ben chiaro, andremo avanti senza porre ai voti la tua proposta, richiesta il tuo emendamento, andremo a porre ai voti esclusivamente quello che era il punto all'ordine del giorno. Adesso riprendo la funzione di Presidente e chiedo se qualche consigliere vuole intervenire, vuole chiarire, Enzo, Emilio, Lucia, Giuditta, Carmine, Enzo, Sergio, Giovanni, Antonietta, Giovanna, Franco, Sindaco, che facciamo? Io aggiungo solo due parole,
prego. Ribadendo quello che hai detto tu, sono decisioni che non possiamo prendere, cioè ognuno di noi non ha la contezza in questo momento di cosa va a votare, e soprattutto la riduzione, quali sono le spese che poi andremo a tagliare, perché noi comunque dobbiamo garantire io come si dice, una persona, non vuoi dire, ecco, cosa andiamo a tagliare, c'è un'idea. Quindi non è una decisione che ci possiamo assumere, ognuno di noi non ha la contezza di cosa andrà a votare. Siamo possiamo andare avanti? No, se c'è qualche altro intervento sull'argomento. L'hai fatto già tutto. Voi dite che il segretario, la lettera verbale che è ricevibile, lei è una lettera verbale, l'importante è che lei è una lettera verbale. La proposta fatta ai sensi di regolamento, ai sensi di tutti i consiglieri e anche del responsabile del settore. Che si è già espresso, il responsabile del settore, si è già espresso. Allora. Quindi vi prego, possiamo passare. Andiamo all'argomento, se ha bisogno di questo, possiamo rimandare l'argomento. Non possiamo rimandare perché allora, vi prego, abbiamo, credo, sviscerato l'argomento da tutti i punti di vista. Propongo di passare ai voti per l'approvazione del punto all'ordine del giorno, che è il quarto, e precisamente addizionale comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2022, provvedimento rispetto a quanto relazionato dalla nostra assessore al bilancio. Chi è favorevole? E voi le cose di voto? Scusami, fammi segno. Allora, il consigliere Giardullo. No, noi la motivazione. Motivazione di voto. La motivazione sta nell'aver, diciamo, proposto per dare, diciamo, un respiro ai nostri concittadini per una riduzione fiscale, considerato il fatto che da parte della maggioranza non c'è stato questo interesse, perché se ci fosse stato l'interesse l'avremmo, però la dichiarazione di voto. E io ribadisco che stai dicendo sciocchezze. Dichiarazione di voto, vi prego, fate limitare, presidente, si deve limitare. Lei ha chiesto al consigliere Giardù la dichiarazione di voto. Sta facendo la dichiarazione di voto. Ti prego di dichiarazione di voto. Di essere no, più se ogni qualvolta. Ti prego di se essere ogni qualvolta, però, presidente. Io non interrompo per cortesia, galanteria e spirito istituzionale. Qualche volta. Vi prego, fate continuare. Ti esorto a continuare nella tua motivazione. Ero rimasto al fatto che diciamo, non c'è la volontà da parte della maggioranza di questa riduzione della pressione fiscale. La nostra proposta penso che la riproporremo al bilancio di previsione, considerato il fatto che penso quanti giorni di tempo si può chiedere al settore per inviare il tutto al Ministero. Che cosa deve la delibera che va inviata, entro quando va inviata? Tonino, per favore, puoi rispondere a questa richiesta del consigliere Giardino? Entro 30 giorni. Se nei 30 giorni, e ci sarà il tempo, potremmo anche rivederci, sicuramente ci sarà l'approvazione del bilancio consuntivo, e questa proposta, questo emendamento potrebbe poi farvi riflettere maggiormente, noi ne saremo là. Noi votiamo contro perché non c'è stata da parte vostra quella volontà per ridurre la pressione fiscale nei confronti dei nostri concittadini. Grazie. Grazie al consigliere Giardullo, Il capogruppo Russo ha una dichiarazione. Io in qualità di capogruppo di maggioranza smentisco integralmente quello che tu hai detto. Noi
siamo a favore di quella della relazione che ha fatto il nostro assessore al bilancio, e pertanto non è che noi non vogliamo accettare la tua esposizione, ma c'è un regolamento che bisogna rispettare. Noi andiamo come forma mentis, abbiamo due binari, non tre, per cui se qualcuno ha tre binari è un'altra cosa. No, tecnico, non dichiarazione di voi, noi siamo a quello che ha detto il nostro assessore al bilancio. Grazie a te. Grazie al consigliere. Adesso passiamo alla votazione. Chi è? Il gioco è fatto, noi vogliamo no. Ma non è faccio votare pure a me. Allora, per favore, vogliamo ripigliare il momento? Chi è favorevole a quanto relazionato dalla nostra assessore al bilancio? Il punto 4, addizionale comunale IRPEF per l'esercizio finanziario 2022 provvedimenti? Chi è contrario? Con le motivazioni. È contrario con motivazioni. Ma è stato scritto! Ma è stato scritto! Allora, basta entrambi, siediti Enzo, basta entrambi. Non possiamo anche staccare, voglio dire, no. Assolutamente non deve consentire, oltretutto pure sindaco, di fare delle allusioni di parte. Ma basta, vi prego. Allora, non facciamo nessuna decisione. No, basta adesso. E allora questa va resa immediatamente esecutiva, giusto? Si vota per l'immediata esecutività della delibera, della proposta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Non abbiamo astenuti.